L'universo chiuso dei giocatori di carte, ispirato nell'iconografia alle scene dei pittori caravaggeschi del Seicento, è il pretesto per uno studio delle linee e dei volumi. L'ambientazione è resa in chiave attuale. I due giocatori indossano infatti abiti moderni e si trovano nell'interno di una stanza, probabilmente in un bar. Nella realizzazione delle figure umane, l'artista mette in mostra una struttura anatomica di stampo non accademico. Le proporzioni dei corpi degli uomini sono infatti alterate rispetto ai canoni di bellezza classica. In particolare, l'uomo sulla sinistra risulta allungato smisuratamente in altezza. Questa sensazione è accentuata anche dall'effetto ottico del cappello che l'uomo porta sulla testa. I piani delle superfici sono condotti per larghe campiture di colore che aggrediscono con la loro energia lo spazio della composizione. Il colore di Cézanne si distingue infatti per tale forza comunicativa. Il dipinto è impostato sul predominio di un caldo marrone che nel vestito del giocatore a destra digrada in toni più smorzati e tendenti al grigio, mentre si accende e acquista brillantezza nel tavolo con la tovaglia.